Ciao ragazzi, oggi vi mostro il ciucciometro. Ciao ragazzi, dicevo Digger, oggi vi mostro il ciucciometro, che è una novità per quanto riguarda i nostri attrezzi che abbiamo nel nostro sito. E è un ciucciometro come tutti gli altri, sui 90 cm, 80 cm. Ho voluto tagliarlo non un metro perché mi sembrava abbastanza troppo ingombrante, però basta che arriva a terra in questo modo, è sufficiente. Sono due particolarità in questo ciucciometro: uno è che lo stantuffo è fatto da noi, quindi testato da noi, e non è una gomma qualunque che si può acquistare o trovare nei negozi. Un'altra particolarità molto interessante è che per regolare la pressione dello stantuffo è sufficiente tirare lo stantuffo a riva fino a qua e poi fare un giro in questo modo. Lo stantuffo automaticamente è diventato più resistente. Quindi adesso vi mostro come funziona il nostro ciucciometro. Mi sembra che la pressione dello stantuffo sia abbastanza a posto. Lo proviamo, ok? Andiamo a testarlo nei punti dove logicamente si possa essere andato a depositare dell'oro, tipo dietro dei massi, piuttosto che in delle fessure, ok? Quindi in questo caso andiamo a simulare la ricerca di questi sassi, ok? Andiamo a simulare la ricerca dietro questo masso, ok? Io sto tirando su con il mio ciucciometro, guardate quanta sabbia che viene giù. Ecco, taglio. Ecco qua il nostro ciucciometro regolato. Vogliamo vedere quanto abbiamo fatto con quattro pompatine? Vogliamo vedere cosa abbiamo fatto con quattro pompatine? Andiamo a vedere. Abbiamo riempito abbastanza la batteria. Vogliamo riempire un po' di più, andiamo a vedere. Abbiamo riempito la batteria, ragazzi. E adesso andiamo a provarlo fisicamente anche sulla canalina. Vediamo anche sulla canalina. In questo caso la canalina è abbastanza piena d'acqua, togliamo un po' d'acqua nella canalina, basta aggiungere qualche cosa davanti, è molto semplice. Riproviamo. Che bei sassoni che ciccia, eh? Potente la mica ciucciometra. Il ciucciometra. La ciucciometra la cambiamo. Ale. La ciucciometra. Guarda quanto sbatte giù, ma che roba. Guarda qua, Ale. Guarda. Andiamo. Eccolo qua. Guarda qua. Lo levate l'oro pulito? È già pulito. Ma che bello. Guarda che roba ciuccia. Ma ti rendi conto cosa ciuccia sto ciucciometro?
Ma dove l'ho trovato un cicciometro? Che cazzo ciuccia così? Dove? Dove? Ciuccia i sassi di mezzo chilo. Guardate, guarda cosa ciuccia. Cioè, stiamo scherzando. Questo è il cicciometro migliore d'Italia, ragazzi. Il cicciometro migliore d'Italia. Sembri mastrota, cazzo. Fammi levare almeno un po' di sassi, ok? E ripetiamo, adesso stavattina andiamo a metterla sulla canalina, vediamo un po' come si comporta con il materiale leggermente più abbondante, anche perché voglio capire come funzionano le trappoline nuove, ragazzi, perché queste sono le nostre trappoline nuove e a quanto pare sembra che funzionino molto bene. Per pulire l'oro e lasciarvi esclusivamente la magnetite e l'oro bello pulito, come in questo caso, ok? Che rimane praticamente solo la pagliuzza. Comunque questo è solo un test. Andremo a verificare poi l'effettivo valore di questo disegno. Questo sappiamo già che funziona la grana, ragazzi, si vede. Ma questo dobbiamo ancora andarla a prestatare con le pagliuzze vere e ve lo faremo vedere a breve. Comunque sono convinto che siano molto interessanti, le faremo leggermente più strette con il gradino leggermente più alto, ok? Per quanto riguarda la pulizia invece di queste trappole è molto molto semplice. Si prende la batea, si mette lì, si toglie la canalina e si va a pulire la trappola. Dentro la batea. E abbiamo pulito le nostre trappole, qui la nostra canalina la prendiamo in questo modo e voilà. Andiamo a vedere se c'è una pagliuzzina qua, giusto per curiosità, eh? Ma che? Ma neanche una misera pagliuzza, mamma mia che pena! Era un test, ragazzi.